A very important match ahead for you. How do you feel about the upcoming battle? Впереди очень важный матч для вас. Как вы себя чувствуете? Как вы готовы? Мы настроились по полной, разобрали команду и хотим выполнить задачи тренера. Вот. We spent careful preparation, mentality preparation. We carefully check all style of volleyball Italy team, and we are going to make in real all tasks our coach. What are your expectations from the upcoming match, and do you feel Russia will be your toughest opponent so far in the competition? Quali sono le tue attese rispetto alla partita e se pensi che la Russia sia l'avversario più ostico da Penso affrontare? Penso che sia un quarto di finale e quindi comunque va affrontato con la giusta attenzione. La Russia è una squadra giovane, ma l'abbiamo studiata e ha molti attaccanti molto forti e ha comunque giocatori molto interessanti. E, bisognerà approcciare bene il match. So Russia is a really young team. We studied a lot about this game, how to approach this game, and that's our main goal will be the better approach, the best approach to this match. Turn me inside and round and round, upside down.
Ladies and gentlemen, good afternoon and welcome to Belgrade, welcome to Sudark Arena and welcome to Zagreb Volley 2021 Metro quarterfinals between national team Russia and national team Italy. Head start, please welcome the court assistants for today's match. Italia, l'Italia.
Irina Kapustina, Michael Nassa. Julia Brokina. Thank you.
Кто атаковать? Надо скидка. Скидка против скидка. Какая скидка? Куда? Все. Это ясно. Мы должны играть с голом. Не просто ноги, руки. Давай. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Yeah!
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
bene, che idea hai? Ma un'idea tutta da fare, perché devo vedere come giocano, conosco individualmente le atlete avendoci giocato contro spesso, però nel loro sistema di gioco non so cosa è cambiato, perché hanno cambiato anche la palleggiatrice rispetto alla solita, quindi sono curioso di vedere come gioca l'Olanda. Ma prima di tutto conta continuare così da noi? Sì, sì, ho mai fatto una domanda su Olanda e certo. Ho detto... È da scoprire, e penso che anche noi abbiamo ancora qualcosa da scoprire di importante. Grazie Davide. A voi. Ciao, buona serata. Thank you very much. Thank you.
Anna, che bella Italia, viene da dire, no? Finalmente abbiamo giocato forse al nostro massimo livello. Sì, oggi è stata una bella partita, secondo me un po' frutto del fatto che non abbiamo visto in campo la migliore Russia di questo europeo, ma anche perché siamo state brave noi in battuta a metterle sotto pressione. Ecco, noi ci siamo sempre detti guardiamo in casa nostra, no? Sì. E casa nostra oggi abbiamo visto delle belle cose, indipendentemente dal fatto che la Russia ha giocato male, anche perché le abbiamo costrette un po' a giocare male. Sì, abbiamo anche difeso abbastanza, ricevuto bene, quindi poi attaccato anche altrettanto bene, quindi siamo contenti, si respira un'aria, non dico leggera, però è bello giocare così, ci divertiamo, quindi poi il risultato viene. Che idea hai dell'Olanda, che comunque è una squadra dove ci sono anche alcune giocatrici che conosciamo bene? Sì, adesso non l'abbiamo ancora vista video e sicuramente si è arrivata qui, fin qui una buona squadra, manca De Cruyff e qualche altro giocatore magari che abbiamo incontrato negli anni scorsi, ma comunque una squadra che se giochiamo come abbiamo giocato stasera sicuramente potremo ottenere quello che vogliamo. Grazie Anna. Gli equilibrismi sulle parole. Ok. Grazie Anna, ciao. Ciao Moki. Ciao. Vedi che non ti chiamo solo quando perdiamo. No, va bene. Grazie. Il tuo parere è sempre importante per noi. Ok, sorry. Aspetto, ok? Moki, il tuo parere è sempre appunto importante perché tu vedi questa squadra da angolazioni e con una certa saggezza ed esperienza importanti. Oggi abbiamo veramente visto l'Italia che speravamo di vedere da sempre. Sì, devo dire che siamo state molto brave perché comunque sapevamo che loro avevano qualche problema in ricezione e quindi battendo bene le abbiamo messe in difficoltà e dopo con Palalte, il nostro muro composto, e abbiamo fatto un gran lavoro muro difesa, loro sono andate magari in difficoltà. Quindi siamo state molto brave, ma penso che per la prossima partita ci voglia ancora un altro step. Ecco, quindi non siamo ancora al top di questo percorso che abbiamo iniziato. No, penso che abbiamo fatto una gran gara oggi, abbiamo toccato tanto a muro, abbiamo ricevuto bene, attaccato bene, abbiamo fatto proprio una bella gara secondo me, coperto, abbiamo molto giocato di squadra e sono molto contenta. Però penso che per la semifinale dobbiamo esprimerci ancora meglio. Ecco, Olanda avversario tradizionale, come la vedi? Non lo so perché, devo essere sincera, non mi è capitato di vederla e adesso tra oggi e domani la studieremo e vedremo. Sappiamo che loro sono sempre una squadra molto forte in attacco, ordinata a muro, quindi sarà una bella battaglia, penso che sarà una bella semifinale, ma in fondo siamo alla semifinale dell'Europeo, quindi è giusto così. Grazie Moki. Niente, ciao. Ciao. Ok, just the coach. Yes, the last one. Yeah. Thank you. Can I go? Okay. Davide, allora dicevamo, una bella Italia, la miglior prestazione dell'Europeo sicuramente, il percorso insomma continua. Sì, il percorso continua e continua poi con belle sensazioni perché credo che oggi siamo riusciti a essere molto costanti dentro la gara e abbiamo trovato anche una continuità in fase punto che stavamo cercando da qualche partita e forse oggi è stata anche da quel punto di vista la partita più bella. Russia che ci ha provato con i suoi giovani talenti, ma è mancato proprio lo spazio per loro per esprimersi con il nostro muro, la nostra difesa. Sì, il fatto di averli messi in difficoltà secondo me in cambio palla gli ha fatto perdere spinta in battuta, perché abbiamo visto in battuta c'erano alcune situazioni in cui loro nelle prime tre rotazioni di fase 1, fase 6, fase 5 erano una bella bega perché tiravano veramente forte, invece il fatto di avergli tolto ritmo in cambio palla secondo me gli ha tolto spinta anche poi in fase break. Adesso studio dell'Olanda, no? Alcune giocatrici le conosciamo bene, che idea hai? Ma è un'idea tutta da fare perché devo vedere come giocano, conosco individualmente le atlete avendoci giocato contro spesso, però nel loro sistema di gioco non so cos'è cambiato perché hanno cambiato anche la palleggiatrice rispetto alla solita, quindi
sono curioso di vedere come gioca l'Olanda. Ma prima di tutto conta continuare così da noi? Sì, sì, ho mai fatto una domanda su Olanda e ho detto è da scoprire, e penso che anche noi abbiamo ancora qualcosa da scoprire di importante. Grazie Davide. A voi. Ciao, buona serata.